intanto è grazie a Francesco Bianconi e a Caballà che io posso intitolare questo disco Io Sono, perché è il titolo in realtà della canzone che è il singolo di questo album, che è rappresentativa quindi di questo album, però è stata scritta da Bianconi e Caballà. Io sono quella che si vede in copertina, esattamente. Io sono una persona che ha finito di nascondere la sua fragilità, la sua insicurezza, e che è arrivata finalmente a 50 anni e può dire: ah, meno male, mo le rughe mi sono arrivate, non nascondo più niente, e sono finalmente una donna felice e che comincia una nuova, la seconda e ultima fase della sua vita. Essere donna e portare una cicatrice, ne parlavo prima con il giornalista del Corriere della Sera, non è proprio la stessa cosa. Gli uomini portano i segni, portano le cicatrici in modo diverso dalle donne. Magari le donne non le fanno notare, non le fanno vedere le cicatrici, però ce l'hanno anche loro. In qualche modo vanno sistemate, no? Da qualche parte vanno messe, visto che ci sono. E quando ci sono non si possono cambiare, nascondere, cioè si nascondono fino al momento in cui non ti senti forte, non ti senti pronto per mostrarle. Comunque, ho così riflettuto su questa differenza che c'è appunto, tra una cicatrice maschile e una femminile. È particolare come cosa, no? Gli uomini non hanno paura, non Quasi hanno. la esibiscono, Quasi esibiscono, molte cicatrici, molto onore, no? Si dice. Ma non è la stessa cosa per una donna, diciamo. Una donna quando ha una cicatrice è brutta. Penso che sia così, insomma. Penso che è deturpata, ecco, comunque lì si nota. E invece quando un ragazzo porta una cicatrice sul volto, magari si arriva a dire: wow, che figo, c'ha una cicatrice. Adesso questi sono sempre i soliti banali confronti maschio-femmina, che però ogni tanto così vengono fuori, uno ci pensa, poi dopo passa, perché invece io rappresento un po' invece la parte femminile che mostra appunto le cicatrici. Beh, intanto questo è un album ontologico, non sono solo alcune, ma proprio è centrato sulla storia sulla mia storia, sulla storia della mia musica. E ricantare queste canzoni, sì, mi ha fatto un grande effetto. Inizialmente mi ha messo un po' paura, perché più che altro perché cantare canzoni che ho cantato milioni di volte come bambini, come Volo Così, insomma, che hanno anche ormai hanno degli anni, tanti anni, mi preoccupava, perché pensavo di non riuscire a uscire un po' dalla metodologia, insomma, da quell'abitudine che si ha un po', anche se io poi ogni volta che canto, specialmente una canzone con i bambini, non riesco a cantarla in automatico, ecco, però so com'è, la conosco perfettamente dall'inizio alla fine, ne conosco ogni sfumatura, cerco magari di modificare qualche cosa. Quindi mi sono chiesta, prima di cantarla, se sarei riuscita a farlo, ma quando poi mi sono messa sulla base, e la base, se l'avete sentita, è soundscape, è soltanto un sottofondo e chitarre acustiche e un violoncello, era come se la cantassi davvero per la prima volta, e finalmente con quella leggerezza che
che un po' gli mancava, che io replicavo nei live, ma mai nei dischi. Quindi è stato bellissimo, è stato liberatorio, anche rivelatorio della bellezza di certe canzoni, di questa canzone, ma anche di Ti amerò lo stesso, per esempio, vabbè, mi è sempre piaciuta come canzone, ed è sempre piaciuta al mio pubblico, però proprio spogliarla del tutto, lasciargli un vocoder e lasciare la voce così nuda è stato bellissimo, è stata una sensazione di appartenenza con le canzoni o con i testi, forse perché sono molto legata ai testi. Ma io mi ritengo fortunata, anche privilegiata, ti dico, perché insomma, intanto sto attraversando quasi 30 anni di musica, no? di questo mestiere, insomma, di cantare come cantante. E lo faccio con un nuovo disco, cioè faccio dischi, mi piace questa cosa, questo ritrovarmi come quando avevo 20 anni a fare dischi, no? Però adesso è un altro mondo per me, cioè mi ricordo le inquietudini, mi ricordo le paure che avevo, quanto mi sentivo piccola, quanto mi sentivo inadeguata, ma ero inadeguata perché ero giovane, mi sentivo un'insicurezza perché ero piccola, piccola poi circondata da maschi che stavano lì col fucile puntato. E ho vissuto quegli anni in cui si poteva un po' respirare a lungo, fare dei respiri lunghi, quindi lavorare con lentezza e godere anche le cose con un po' di lentezza, quindi le canzoni duravano di più, erano anche più lunghe, cioè avevano due strofe prima del ritornello, oggi c'è mezza strofa per il ritornello, c'era un investimento che si faceva, perciò i contratti duravano tantissimo, mi ricordo. C'era un investimento, non andava bene una canzone, mi è successo il mio primo disco, album, io l'ho fatto dopo 2 anni che facevo singoli, e l'anno dopo ne ho fatto subito un altro e avevo già un contratto da piccola, senza aver fatto niente, senza aver venduto un disco, avevo già un contratto per 5 dischi. Quindi ho vissuto quel momento e ho vissuto anche questo momento dove si mangia tutto velocemente, dove si produce anche con più velocità rispetto a prima. E a me questo non mi dispiace per niente. Non mi dispiace pure che arrivi il ritornello dopo 30 secondi. Mi piace sia quello che c'era, sia quello che c'è, immaginandomi quello che ci sarà. Certamente sto parlando di musica, non sto parlando dell'Italia, non sto parlando di politica, perciò per la musica mi piace l'idea che tra un po' saremo ancora più portati a fare le cose fatte bene, insomma, perché la tecnologia è dalla nostra parte. Beh, con Bianconi, con Cabalà, in realtà Pippo lo conosco da anni, però non ho mai lavorato, ci lavoro di riflesso in realtà, perché io ho un rapporto con Francesco, che è un rapporto ormai che dura da anni, è la terza canzone che canto di Francesco. C'è una stima reciproca, altrimenti questo non accadrebbe. E i rapporti, insomma, nascono attraverso le canzoni che si scrivono, che si cantano, no? E questo è quello che ci unisce, quello che ci fa amare, insomma, in qualche modo. Adesso poi succederà tra un paio di giorni, l'abbiamo provato ieri mattina, che canteremo insieme, proprio Io sono, in una veste totalmente inedita e in un'occasione inedita. Ed è la mia provata ed è
bellissima, è una versione acustica ovviamente, proprio come, come l'ho provata io la prima volta, la voce e chitarra, insomma. E però con l'apporto della sua voce, quella voce lì che mi fa sognare, è bellissima. Lo faremo in un programma dedicato ai libri, il programma Io leggo perché. Ah, sì, fanno... sì, sì, sul ritrovo. Leggendo la tracklist adesso, dopo tutto il lavoro che ho fatto, penso, ma vabbè, l'avrei potuta fare in 10 minuti questa tracklist, no? In fondo sono poi le canzoni che mi piacciono di più, sono quelle che proprio quelle che volevo alleggerire, no? Però in realtà i criteri di scelta sono stati diversi, il lavoro è stato lungo perché a ogni tipo di scelta che facevo tornavo indietro ad ascoltare, perché non riesco a pensare all'idea che ha il pubblico, all'idea che ho io, alla mia preferenza, alla preferenza del pubblico, al contenuto contemporaneamente. Quindi le ho ascoltate più volte le canzoni, ho ascoltato veramente tutta la mia discografia, alcune le ho ascoltate a metà, poi sapevo che non l'avrei fatte, quindi sono andata avanti, però alla fine ne ho selezionate circa 40 e poi sono diventate 30, insomma, come in quarto sì, finale, sì. Semifinale, e poi le ultime sono rimaste fuori, ce n'è una per esempio in particolare è rimasta fuori, che è Candido, che avevo provato, e anche Stringimi stringiamo, ci avevo provato, che sono due brani, uno rappresentativo dell'album Candido, dell'album di Voltaire, a cui sono molto legata, però non veniva fuori come mi piaceva, insomma, poi non c'entrava nel disco, non ci stava. E Stringimi stringiamoci uguale, e poi sì, alcune altre ovviamente che sono rimaste fuori, ma che riprenderò nel live sicuramente. Okay. Io la musica oggi insomma, diciamo che oggi ho la possibilità, oltre che la capacità di realizzare quello che voglio. Prima c'era una incomprensione evidentemente, che riguardava più le sonorità. Oggi invece, anche con le possibilità che abbiamo di poter ascoltare tutto quello che ci serve, cioè prima dovevamo prendere un disco e metterlo nel CD o metterlo addirittura più indietro nei piatti, no? Invece oggi ho Spotify nel cellulare, è un attimo che ti faccio sentire una cosa, no? E così è stato, insomma, dai brani dai dischi più vecchi, per esempio quello di Johnny Mitchell, Blue, che è stato sempre un mio punto di riferimento acustico, fino a sonorità come quelle di Fink, come quelle di Trent Moller, ma anche quelle più diciamo quelle più abbordabili come Portishead o Massive Attack, che sono un po' i nostri padri italiani dell'elettronica, non so, quelli più famosi da noi. E quindi ho fatto questo tipo di lavoro perché questo è un po' il mondo che mi appartiene oggi, insomma, anche se ascolto poi tantissima altra musica, anche quella più giovanile, diciamo, tipo Ed Sheeran mi piace molto, Sam Smith mi piace, questo Clementine mi sta piacendo molto. E poi sono maschi, prima aspettavo solo donne io, no? Invece mi stanno piacendo queste voci, queste canzoni proprio, mi piacciono le canzoni che uso scritte perché hanno una scrittura veramente pop. E perciò questo, poi sono rimasta legata sempre ai soliti dischi, ai soliti cantanti, da Battiato, da Don Dre, ai vecchi Gregori, e poi ci sono le luci della centrale elettrica, ecco, che abbiamo lo stesso produttore oggi, perciò insomma, non è stato facile, sono partita da lì.
questo è un po' il suono che porterò in avanti, insomma, quello che mi fa vedere il futuro da qui a un po'.